Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ho pensato di fare un video in seguito alla mia esperienza. Sono stata al concerto di Harry Styles a Reggio Emilia, all'Arena Campovolo, e non so, ho pensato fosse magari utile per qualcuno parlare della mia esperienza e magari condividere con voi quali sono stati i pro e i contro della mia esperienza. Prima di entrare nel vivo di questo video, vi ricordo che se volete seguirmi e avere notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video, iscrivetevi al mio canale e attivate le campanelline. In questo modo non vi perdete i miei video. Allora, innanzitutto questa era l'ultima tappa del Love on Tour 2023 di Harry, quindi concludeva la sua avventura in tour proprio in Italia. È stato molto carino, come forse si è già visto in tanti video, sia al telegiornale addirittura che sulle testate online. Ha parlato in italiano, è stato molto coinvolgente per il pubblico, no? Sentirlo parlare in italiano, tra l'altro perfetto, è stato simpaticissimo, molto commovente anche, alcuni dei suoi interventi sono stati molto commoventi. Ha ringraziato la sua famiglia, chi lo ha sostenuto durante questo concerto e ovviamente tutti i fan che lo hanno seguito e che lo sostengono da oltre 13 anni nella sua, diciamo, carriera. Quindi è stato molto bello, questa è stata, diciamo, la cosa che mi ha colpito di più. Per quanto riguarda il concerto, la scaletta, i musicisti, c'erano dei musicisti fenomenali. Ci sono stati fuochi d'artificio, la scaletta era molto bella, forse avrei preferito più canzoni nuove dell'ultimo disco che è stato il mio preferito, Harry's House, però comunque erano tutte bellissime, lui è stato fantastico, ha tenuto botta per tutto il tempo, stava molto bene con la voce, anche le ragazze, le musiciste cantavano insieme a lui e sono state tutte bravissime. Quindi diciamo a livello di concerto secondo me è stato un bello show, molto bello. L'unico problema, ecco, diciamo qui arriviamo sui contro, e secondo me valeva la pena fare il video, diciamo, per parlarvi di questo tipo di problema, è stata l'Arena Campovolo. Allora, la mia esperienza all'Arena Campovolo non è stata proprio idilliaca, perché allora innanzitutto all'entrata non ci hanno controllato niente, cioè non ci hanno fatto aprire gli zaini, zero. Che da una parte può essere, diciamo, utile per velocizzare l'entrata degli spettatori, però dall'altra non mi faceva stare tranquilla perché, cioè, pensavo, ok, se uno ha portato tipo una pistola o una mazza ferrata, cioè nessuno lo saprà mai. Vabbè, ovviamente gli zaini erano tutti abbastanza piccoli. Però mi faceva ridere che si preoccupavano di più del tappo della bottiglia d'acqua piuttosto che del contenuto delle borse. Non lo so, mi è sembrato un po' assurdo, considerando anche il fatto che l'Arena Campovolo è un campo chiuso, completamente chiuso. Nonostante è molto grande, è uno spazio in realtà limitato perché me ne sono accorta poi all'uscita e adesso ci arriviamo. Quindi l'entrata abbastanza agevole, non c'era bisogno che andavi troppo presto perché comunque avendo i posti divisi per settori, e questo l'ho trovato una cosa positiva, non avevi l'ansia di dover arrivare prima per accaparrarti il posto migliore, perché comunque sapevi che entro quell'area stavi, perché ti era stato assegnato comunque un settore. I settori erano 5 in tutto, c'era il rosso davanti, l'arancione mi sembra e il giallo subito dopo il primo parterre, e poi c'erano mi sembra il blu e il green dopo. Il campovolo è fatto leggermente spiovente verso il palco, però leggermente. Allora, probabilmente le persone che stavano in cima, anche se erano le più lontane, in qualche modo riuscivano a vedere il palco. Io, paradossalmente, che stavo nel settore orange, quindi subito dopo il rosso, quindi abbastanza vicino, non sono riuscita a vedere niente. Niente, o sono stata sfigata perché c'avevo persone tutte più alte di me davanti, che può darsi, oppure semplicemente c'è qualcosa che non va perché non è possibile che scegliendo di pagare anche di più per un biglietto più vicino al palco io non sono riuscita a vedere niente. L'unica cosa che riuscivo a vedere erano i maxi schermi che
parliamone, nel senso che è bellissimo vedere il maxischermo e sapere che il tuo cantante preferito, per esempio, sta lì. Però un conto è crederci con tutta la buona volontà, un conto è vederlo, è tutta un'altra esperienza. Cioè, se uno paga un biglietto, se uno vuole fare questo tipo di esperienza, perché vuole vedere dal vivo una persona esibirsi, cantare, muoversi, interagire con il pubblico, che sicuramente il maxischermo valorizza, perché tu vedi i particolari del volto, i particolari, che ne so, di quello che indossa, di quello che sta suonando. Però se poi io non lo vedo, non riesco a vedere lui che si muove, non so nemmeno dove è andato, da che parte è andato, se ha fatto dei passi sulla passerella che passa in mezzo al pubblico, cioè. Quindi diciamo che purtroppo non ho potuto godere al massimo di questa esperienza per questo motivo. Mio marito, per esempio, che è molto alto, invece, è riuscito a vederlo e per lui è stata un'esperienza completamente diversa. Proprio sconvolgente, com'è che mi ha detto? Sono tipo estasiato, cioè, insomma, era stato contentissimo dell'esperienza che aveva fatto. E questo, diciamo, è il primo aspetto, tra virgolette, negativo che ho riscontrato nella mia esperienza. Il secondo aspetto è stata la gestione dell'uscita, cioè a un certo punto finisce il concerto e tutti quanti si muovono per l'uscita. Ora, in tutti i posti nei quali sono stata, ci sono diverse uscite, cioè sono previste, magari è prevista un solo canale di entrata per controllare tutti, per far sì che tutto, diciamo, vada bene all'entrata, però poi per l'uscita devi prevedere diverse uscite, perché in questo modo le persone non si accalcheranno tutte quante insieme nello stesso momento verso l'unica uscita che ci sta. Cioè, la gente, ok, che si sentiva male sotto il sole ad aspettare il concerto, ma si sono sentite male molte più persone all'uscita. C'erano anche persone grandi che comunque accompagnavano le loro figlie piuttosto che le loro nipoti, persone che venivano da fuori. È stato veramente un disagio riuscire ad uscire da quel posto. Pensate che addirittura io e Edoardo abbiamo dovuto scavalcare un cancello che era anche pericoloso perché Edoardo si stava sentendo male nella calca. Cioè, io penso che per un evento del genere, dove tu hai venduto i biglietti e sai benissimo che ci saranno oltre 100.000 persone, perché di questo stiamo parlando, forse avresti potuto organizzare meglio e prevedere diverse uscite in modo da non contingentare tutto il pubblico in un unico punto nello stesso momento. Ecco, diciamo, questo è il punto più, secondo me, dolente rispetto alla mia esperienza al campovolo, che comunque già uno sa che è faticoso partecipare ai concerti, perché comunque devi camminare tanto spesso per arrivarci, perché magari il posto per la macchina lo trovi lontano, arrivi lì, devi stare tanto tempo ad aspettare, magari sotto il sole, eccetera, eccetera, poi comunque ti diverti, stai in piedi, balli e ti stanchi. Fare questa specie di processione verso l'uscita in una maniera allucinante, tutti accalcati, senza l'aria, poi comunque faceva caldo, siamo sempre al 22 di luglio, cavolo, cioè mi sembra veramente assurdo, cioè mi sembra il medioevo, quando magari concerti negli stadi, avendo appunto diverse uscite, nessuno ha mai avuto problema di uscire da un concerto da uno stadio, non capisco perché un'arena non può essere gestita allo stesso modo degli stadi. Mi sembra proprio assurdo, cioè veramente avete organizzato benissimo i settori, l'entrata e poi invece vi perdete in un bicchiere d'acqua sull'uscita. Quindi ecco, questo è, diciamo, l'unico tasto dolente che mi sento di segnalare, diciamo, oltre quello appunto che non sono riuscita a vedere niente, che non è proprio da niente. E quindi niente, ragazzi, questo è per dirvi che comunque io ho pagato il biglietto 83 euro. E la mia esperienza, diciamo, non è valsa tutto il biglietto, questo posso dirlo. Mi dispiace. Non per Harry, chiaramente, non per il concerto in sé, non per la qualità della musica, assolutamente, proprio lungi da me parlare male di questo, assolutamente parlo soltanto del posto, della location. Quindi, diciamo, ragazzi, se potete scegliere, il mio consiglio è per i concerti, se sono previste diverse date in Italia o magari è prevista una data in uno stadio, in un posto vicino all'Italia, che può essere la Francia, che può essere
la Spagna, anche la Svizzera sta ospitando tanti concerti, l'Olanda, dove comunque basta un volo da poco per arrivarci. È vero che magari spendete qualcosa di più per stare lì, per dormire, per il viaggio, sono d'accordo, però fate tutto un altro tipo di esperienza se questi concerti sono previsti in stadi. Cioè, lo stadio rimane, a mio avviso, il posto più bello dove godere di un concerto. Perché si vede bene dappertutto, perché le uscite sono gestite bene. Insomma, secondo me, per le esperienze e anche per il prezzo, di alcuni biglietti, continua ad essere la migliore location, secondo me, lo stadio. Ecco, questo soltanto per dirvi che se potete scegliere, non scegliete Arena Campolo, scusate, cioè, io non lo rifarei, non riandrei a un concerto all'Arena Campolo, a meno che non divento, non lo so, alta 7 metri, oppure appunto cambino magari le gestioni delle uscite. E niente ragazzi, questo è quanto. Mi sono dimenticata di dirvi che noi siamo arrivati a Reggio Emilia in macchina. Abbiamo pernottato lì la notte prima e la notte dopo, quindi comunque non è stata una grandissima spesa il viaggio in macchina, comunque da Roma sono circa 5 ore, poi sì c'è stato un po' di traffico, però diciamo non è stato quello il problema. E il parcheggio, se posso consigliarvi, noi abbiamo trovato parcheggi gratuiti, liberi e aperti nei centri commerciali limitrofi all'aeroporto e a piedi da per esempio il centro commerciale I Petali, che è quello che sta allo stadio del Sassuolo, il Mapei Stadium, mi pare si chiama. Da lì sono circa 20-30 minuti a piedi fino ad arrivare all'entrata di Campovolo. Quindi, diciamo, io ve lo consiglio perché comunque il parcheggio che potevate prenotare attaccato a Campovolo costava 22 euro, che comunque non è poco per poche ore. Quindi, niente questo. Oppure ho visto tante persone che prendevano i monopattini. Quindi anche quello può essere un'ottima idea, se riuscite, se ci sono disponibili. E niente, ragazzi, vi volevo soltanto, insomma, parlare di questa esperienza. Spero che questo video sia stato utile a qualcuno. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Grazie per avermi seguita e buona musica a tutti. Ciao ciao! Grazie.